ottimo, diciamo, penso di partire, mi ripeto, con il 50% come chance di possibilità di vincere l'incontro. Poi dopo, al suono del gong si vedrà un pochino la verità. Vi aspetto l'8 aprile su Telepiù. Domani sera a San Benedetto del Tronto torna sul ring Maurizio Stecca dopo un anno e mezzo di inattività. Icho, che non combatte più dal 24 settembre 93, cioè dalla sconfitta col francese Akun nell'Europeo di Piuma, sfida il campione italiano dei Super Piuma, Atos Menegola. Ma sentiamo Stecca, primo tricolore della carriera per lui, al microfono di Antonio Raimondi. Mi sento bene, praticamente ho cambiato categoria, non sono più nei Piuma ma sono nei Super Piuma. È un chilo e mezzo di differenza, però lo sai, per chi ha fatto sempre fatica a fare un po' il peso, un chilo e mezzo in più fa sempre fatica, però cambiando categoria si sta anche bene. E niente, sono subito sfidante al titolo italiano nei Super Piuma e dovrei combattere, cioè faccio il titolo italiano, mi sento bene e spero che anche questo passo diventi ancora nel mio curriculum il campione italiano, perché non l'ho mai avuto nella mia carriera. Chiudiamo con un pensiero a Mike Tyson, che sabato prossimo torna in libertà dopo 3 anni passati dietro le sbarre del penitenziario di Plainfield, nell'Indiana. Gli amici della box lo attendono con ansia. Come avete visto, questa è stata un'edizione un po' particolare della nostra trasmissione, ambientata non certo negli studi di Milano, bensì nel Municipal Auditorium di Worcester, nel Massachusetts. Speravamo che fosse una giornata trionfale per la nostra box, ci abbiamo sperato, soprattutto dopo l'andamento della prima ripresa. Francamente, dopo la prima ripresa le azioni di Cardamone sembravano in aumento, poi è arrivato il pugno, il destro di Julian Jackson, che ha spento le lampadine di Cardamone e le nostre speranze. Comunque speriamo di avere altre giornate più fortunate, in particolare quella dell'8 aprile, quando da Las Vegas speriamo che Giovanni Parisi ci regali una grande impresa contro Julio Cesar Chavez. È tutto per la trasmissione di oggi, io vi ringrazio di avermi seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Telepiù 2. Settimana Gol Speciale Coppe, giovedì alle 22.30 su Telepiù 2. Dotato di buon temperamento, dovremmo pertanto assistere ad un bel match. Ecco, vedete le immagini dagli spogliatoi, è Atos Menegola, è un ragazzo che vive vicino a Sondrio, è un idraulico, un ragazzo molto tranquillo, dotato di grande volontà. Ha un record di 14 incontri con 11 vittorie, come vedete 2 sconfitte e un pari, ma attenzione, le sconfitte le ha subite entrambe per ferita, la prima addirittura dopo un minuto di combattimento.
Menegola è sicuramente un buon test per Maurizio Stecca ed è campione d'Italia. Menegola dal pochi mesi ha battuto la Fratta a Pozzuoli e vedete Maurizio Stecca, questo è lo spogliatoio di Stecca, c'è in fondo, vedete Francesco Damiani, poi il professor Mario Sturla, quel signore coi baffi che è un medico molto noto nell'ambiente sportivo, ed ecco un primo piano per Maurizio Stecca, molto teso, l'abbiamo visto molto nervoso anche direi, e d'altro canto è normale, dopo 18 mesi lontano dal ring c'è un po' di tensione, anche per un pugile molto esperto come Maurizio Stecca. Stecca comunque è un ragazzo dotato di grande classe, grande talento, bisogna vedere se questi 18 mesi hanno lasciato ruggine nei suoi muscoli. Maurizio Stecca, ripetiamo, ha un avversario molto pericoloso perché Menegola è un ragazzo dotato di grande vivacità, di grande tenacia. Il match, come del resto avete visto le scritte, sarà arbitrato da Giancamilli di Ancona, i giudici sono Orlandi di Terni e Vitaliano di Napoli. Vedete Stecca con Gelfi, che è il suo procuratore, il maestro di Stecca nella sua carriera professionistica era appunto Gelti, poi è diventato procuratore. Il procuratore in origine di Maurizio Stecca è stato il grande Umberto Branchini, che tra l'altro per Stecca appunto direttamente al mondiale senza passare per l'italiano e per l'europeo. Menegola ha all'angolo il maestro Nana, che è il suo insegnante, e poi il procuratore Raffaele Cotena, e la serata è organizzata da Elio Cotena, il gruppo Cotena, padre e figlio, l'altro figlio Luciano sono organizzatori e Raffaele è il manager. Quindi sta per cominciare, tutto pronto qui a San Benedetto del Tronto, nel palazzo dello sport, nel palazzetto dello sport, il campionato italiano dei superpiuma. Il campione in carica è Athos Menegola, campione, ripetiamo, dall'ottobre dell'anno scorso, vittoria su La Fratta, e Stecca è lo sfidante ufficiale. Per Stecca si tratterà di vedere qual è la sua condizione e quali opportunità potrà avere. Ha già 32 anni, Stecca è sposato, ha un figlio, una bambina di 5 anni, e tra l'altro Stecca ha già un'attività extra pugilistica, è un allevatore di cani, ha un negozio di animali nella sua Rimini. Questa attività lo impegna già in maniera consistente. Ecco ancora gli ultimi preparativi per i guantoni di Maurizio Stecca da parte di Gelfi. Vedremo stasera comunque se Stecca è in grado di dire ancora qualcosa di importante per il nostro pugilato. Il suo ultimo incontro è stato il 24 settembre del 93 a Marsiglia, quando fu battuto per l'europeo da Stefan Acun, un picchiatore, successivamente battuto a sorpresa a Charleroi da una rivelazione del nostro pugilato Stefano Zoff. Ma Maurizio Stecca, ricorderete, fratello di Loris, è il fratello più piccolo di Loris, anche Loris peso piuma campione mondiale. Sta per cominciare il match, tutto pronto quindi da San Benedetto del Tronto, campionato italiano dei superpiuma. Il nostro pugilato si affida ancora a nomi non più nuovi come quello di Maurizio Stecca, ma il nostro campionato, il nostro pugilato è in grossa crisi, non abbiamo neanche un titolo europeo e neppure un mondiale. E come sapete sabato scorso negli Stati Uniti si è risolta male purtroppo l'avventura di Cardamone per il mondiale, che ha disputato a 50 km da Boston contro Jackson, dal quale è stato battuto alla seconda ripresa. Dunque Menegola a pantaloncini rossi, Stecca a pantaloncini neri.
due ci sono 5 anni di differenza a favore di Manivola, che ha appunto 27 anni. Il destro di Stecca è andato a segno con precisione, aveva fintato il sinistro e aveva portato il destro al volto Stecca, centrando Manivola, che è rimasto un po' sorpreso da questo colpo. Due sinistri di Manivola, poi il destro ancora di Stecca, il destro dritto piazzato con precisione da Stecca, e poi c'è stata una buona reazione da parte di Manivola, col sinistro e destro è andato a segno il pugile lombardo. Inizio abbastanza vivace di questo combattimento, entrambi a segno,